Abbiamo fatto una specie di puntata in onda speciale Busseto, che va benissimo. Ma perché attraverso Busseto stiamo raccontando la storia, no, ma io l'identità. Però proviamo l'albergo del tenore Bergonzi a Busseto. Si mangia ogni camera, ma ogni città della provincia italiana. Siete amici della Proloco di Busseto, però torniamo. Ma perché abbiamo 4.000 formaggi DOP. Mi fa molto piacere per voi e per Busseto, però io, prima di sentire il nostro Gaiazzi, che cosa ci racconta, volevo da Daverio, visto che lui di arte si occupa, che ci raccontasse un quadro che meglio di tutti gli altri rappresenta l'italianità. Se ne ha uno nel suo album personale, nel suo Pantheon. Andiamo sul banale totale. Pensate alla Primavera di Botticelli. Primavera di Botticelli. A questa roba che è contemporaneamente chic e misteriosa, contemporaneamente sexy e severa, che ti rappresenta una cosa che non la capisci subito se non hai percorso un'iniziazione. Sexy virginale anche, virginale, non corrotta. Sì, non corrotta, ma con delle promesse intrigante. No, sai mica cosa succede. Siamo in prima serata, dopo, però vi chiedo di contenere. Sì, no, vabbè, ma è una roba... Cioè, parliamo del Botticelli. Cioè, è proprio questa sorta di... è l'equivoco che è la chiave dell'italianità. Quella raffinata. L'italianità raffinata è sempre equivoca, cioè ha sempre una possibilità di essere interpretata dietro, non è mai banale e palese. Però perché quel quadro, secondo lei, rappresenta meglio l'italianità? Because Italy is chic. Perché l'Italia è chic, è intimamente chic e non è mai troppo boriosa. È l'unica parte d'Europa dove il chic non ha la puzza sotto il naso. Cioè, il chic tedesco è uscito da... Non voglio offendere nessuno, no, ma è un po' inamidato. Il chic francese è un po' Luigi XIV. È un po' parigino. È un po' parigino. Il chic italiano può esserci a Treviso, che c'è gente chic a Treviso. cioè, il chic può essere a Parma, può essere anche in un angolo... Anche a Busseto. A Busseto. A Mantova. Ma Mantova è più bella di Giancarlo, New York. Giancarlo...